tutti, oggi voglio farvi vedere i miei acquisti che ho fatto durante il mese di marzo, aprile e maggio, tre mesi in cui non sono riuscita a fare video qua su YouTube, ma ho continuato comunque ad acquistare prodotti grazie ai vostri consigli. Sono stata da Tigotali La Pua e vi faccio vedere due ordini che ho fatto sul sito Ecoverde. Diciamo che li ho raggruppati per marche e poi vi spiego perché alcuni prodotti li ho anche utilizzati e finiti. E direi di partire subito con La Perla, un profumo che io non avevo mai provato. L'ho trovato da Tigotà a 20 euro e ne ho subito approfittato. È un 50 ml di parfum e si presenta così. L'ho provato sul cartoncino e devo dire che mi è piaciuto molto. Bisogna poi vedere sulla pelle se è duro o meno. Il pack è molto carino, ecco qua. La rosa si sente ma è molto delicata. È un profumo prettamente floreale, ottimo per la stagione calda, quindi primavera-estate. E in più mi hanno regalato anche il latte per il corpo profumato da applicare prima del profumo da 125 ml con scadenza 12 mesi dall'apertura. In più avevo acquistato anche prodotti per la casa di cui magari vi farò un video più avanti. E poi sono stata da Lilla Pua. Da Lilla Pua ci sono stata ben due volte. La prima volta anche qua dovevo prendere l'ammorbidente per la lavatrice e già che c'ero ho voluto prendere due cose. Anzitutto una novità, perlomeno per me è una novità perché non l'avevo mai vista, ed è questa qui, una jar grande e c'era solamente di questa dimensione, pagata solo 15 euro. Come pack è uguale identica alla Yankee Candle, solo che ovviamente cambia il prezzo. Questa è molto low cost rispetto a quella della Yankee Candle che invece costa il doppio, e questa si chiama Open Window. Non ci sono tante profumazioni, ho voluto prendere questa perché sa tanto di pulito, insomma per la stagione calda, adesso insomma che è arrivato il caldo qua a Milano finalmente, mi va più che bene e mi piace. E poi ho voluto prendere, non so se questa poi è una novità o meno, ma penso di no, io non l'avevo mai visto, il profumo di Britney Spears Fantasy. Questo qua è un 30 ml di parfum, anzi Midnight Fantasy. Io di solito prendevo quello fucsia con i brillantini dorati, che è più per la stagione fredda perché è molto dolce, molto simile al Pink Sugar di Acquolina, mentre questo è indicato più per la stagione calda, quindi primavera estate, perlomeno per i miei gusti. Poi ognuno ovviamente con i propri profumi fa quello che vuole. Questo è il pack, anche questo l'ho provato sul cartoncino, non sulla pelle, quindi non vi so dire se duro o meno, però qua c'è scritto Eau de Parfum e sul profumo La Perla Eau de Parfum, quindi uno spera che, o meglio una spera che il profumo duri, non dico tutto il giorno ma quasi. Comunque, poi sempre da Lilla Pua, la seconda volta invece che ci sono stata, ho fatto rifornimento di un po' di prodottini, anche perché tra le mie scorte mi sono rimasti veramente ben pochi prodotti. Anzitutto ho ricomprato due pacchi di dischetti di cotone della marca Cotoneve, che è una marca che mi piace tanto. Sono dei dischetti grossi che io utilizzo, intanto metto via, utilizzo più che altro per il viso. E poi il pacchettone enorme con all'interno tre pacchettini di dischetti piccoli della marca The Makeup, sono ben cuciti, mi piacciono. Io li utilizzo più che altro per gli occhi e mi ci trovo molto bene, sono tra i miei preferiti. E poi ho voluto prendere comunicazioni di servizio Lines Seta Ultra, i miei assorbenti preferiti con le ali. Poi, sempre da Lilla Pua, ho voluto prendere due bagnoschiuma della Garnier Ultra Dolce, senza parabeni, senza siliconi. Questo è, aiuto, Linfa d'Acero. Io ho tutta la linea per capelli, shampoo, balsamo e maschera che ancora devo utilizzare, provare, poi vi farò sapere. E poi questo all'olio di argano e camelia. Di questa linea invece ho provato anni fa la linea per capelli, sempre la stessa profumazione con argano e camelia, shampoo, balsamo e maschera e anche l'olio che utilizzavo prima dell'asciugatura dei capelli. Profumazione ottima e penso che il bagno schiuma sia uguale. Boh, vi farò sapere. Se li avete provati, fatemi sapere qua sotto. Io avevo provato tempo fa quello al miele e ve l'ho fatto vedere, mi pare, nei prodotti top e flop terminati da poco, insomma. Mi era piaciuto, però dopo un po' la profumazione stanca, perlomeno a me ha stufato. E poi ho anche quello col pack bianco e tappo rosa, se non sbaglio, al latte d'avena, di cui avevo provato tutta la linea per capelli, shampoo, balsamo e maschera, e mi sono trovata da Dio. Poi, sempre da Lilla Pua, ho preso due, tra l'altro uguali, cioè io non lo so, a volte veramente prendo le cose così e poi mi ritrovo con due prodotti uguali, deodoranti della Neutro Roberts, solo che questo è roll-on e questo è a spray. Entrambi non hanno sali d'alluminio e hanno antibatterico naturale entrambi, 48 ore,
di tenuta, boh, vi farò sapere. L'ho preso col consiglio di una ragazza qua su YouTube, non mi ricordo mai il suo nick. Comunque io seguo tantissime ragazze, quindi ora che mi ricordo i nomi oppure i nick dei canali ci vuole un bel po'. E poi ho voluto prendere dei prodotti biologici. Per quanto riguarda il viso, della marca BioQ, questa qua, che è una linea non testata su animali, una marca vegan, una marca eco-bio, il fitogel viso, e questo è a base di ginseng rosa canina, è un detergente per chi ha come me una pelle impura o comunque una pelle un po' mista, ecco, con impurità, e appunto è un detergente purificante ed energizzante, vi farò sapere, anche perché lo andrò ad utilizzare a breve, già ve lo dico. Poi ho voluto prendere anche il fitostruccante occhi ginseng fiordaliso, che non è bifasico ma è un semplice struccante occhi, e vi farò sapere. E infine una crema contorno occhi, sto finendo quello di Lavera, anche se ho diverse scorte, penso che andrò ad utilizzare questa, che è a base di acido ialuronico, asparagus ed echinacea, e mi sembra di aver trovato solo questo come prodotto contorno occhi, non lo so, comunque vi dirò. Poi un'altra linea di prodotti bio che io sinceramente avevo visto già sul sito Ecoverde, sono prodotti che ho sentito parlare spesso e volentieri da Simona, Beauty Passion se non sbaglio, a cui mando un enorme beso, ciao tesoro. Alla fine mi sono ritrovata questi prodotti da Lilla Pua, ho detto perché no, li acquisto subito, anche perché non costano tantissimo. Ho voluto prendere della marca Urtecram, questa qui credo sia la linea, aiuto, ecco qua, ho voluto prendere sia lo shampoo che il balsamo, ovviamente al cocco, ok, se vedete la luce che va e viene, perché qua a Milano sì, è bel tempo, c'è il sole, però insomma ci sono anche le nuvole, e poi ho voluto prendere anche lo shampoo e balsamo, sempre la stessa marca però alla rosa, ok. Infine ho voluto prendere anche dei prodotti di make up perché insomma non mi faccio mancare nulla. Ho voluto prendere anzitutto due che sono uguali identici di Catrice, ovvero il primer per occhi, perché sto finendo quello di Kiko e quindi ho fatto scorta. E poi della marca Pupa, allora, ho voluto prendere anzitutto un Made to Last Lip Tint Waterproof numero 006. E vi faccio vedere anche il pack, comunque si presenta così, è fatto con la spugnetta insomma, vediamo un po' il colore perché l'ho sbocciato in negozio ed è un color fragola bellissimo, secondo me modulabile in base anche a quante passate fate, date più o meno intensità alle labbra, e questo è il colore, ovviamente è una tinta resistente all'acqua perché waterproof, una volta che va via il lucido comunque rimane lì il colore, speriamo abbia una buona tenuta. E poi della collezione primaverile estiva non lo so, ho voluto prendere questi tre prodotti, due matitoni labbra, all'interno hanno anche la matita, cioè la matita da un lato e il rossetto dall'altra, questa che è la mia preferita, che tra l'altro devo ricomprare e magari ne prenderò altre due uguali perché mi piace tantissimo e la sto finendo, è la numero 001. E questa è, ora ve lo dico, è un rossetto luminoso e matita labbra. Allora, da una parte c'è appunto, vedete, la matita, e dall'altra invece c'è il rossettino. Ve lo faccio vedere, questo mi piace tanto, lo utilizzo sia di giorno che di sera, è adorabile, anche perché mi piace e anche questo è modulabile, quindi in base a quante passate fate date più o meno intensità alle labbra. Io di giorno ne metto veramente poco, giusto per dare colore. E adesso vi faccio vedere entrambi i colori. E l'altra è la numero 002. Allora, la 001 è questa, che è bellissima, è sul fucsia, ametista, molto luminosa e tra l'altro dura un sacco sulle labbra, quasi tutto il giorno, anche se mangiate e fumate le sigarette. E questa invece è la numero 002. Ci sono solamente questi due colori, li ho voluti prendere entrambi, ma questa la voglio assolutamente ricomprare. E poi ho voluto prendere anche il Metal Lip Fluid numero 001. Questo può essere utilizzato o da solo, però su di me non sta bene, a meno che con l'abbronzatura ancora, ma così assolutamente no, o altrimenti sopra questi due matitoni. Ve lo faccio vedere,
dove ve lo metto? Qui. È bellissimo, però ripeto, se avete la pelle chiara non ve lo consiglio. E questo è il colore. È bellissimo, mi piace tanto tanto tanto. Se quando mi abbronzerò quest'anno lo proverò e vi dirò un po' come mi ci sono trovata. Sicuramente non durerà tantissimo perché non è una tinta labbra, ma è un gloss, però amen. Hola! Finalmente passiamo ai prodotti. Ecco verde. Allora, ho fatto due ordini, ovviamente acquisti pagati con i miei soldi. Ho fatto un po' di ordini consistenti in entrambi gli ordini, due pacchi. Insomma, basta parlare perché mi sto impappinando, ma quando mai? Allora, ho preso nel primo ordine dischetti di cotone della Sinea. Questi qua piccolini erano in sconto, tra l'altro sono anche ben cuciti, spero di trovarmi bene. Se li avete provati fatemi sapere. Poi, della marca Lavera, come ho già detto, a me piacciono tantissimo gli shampoo, più che balsami, maschere. E a sto giro ho voluto prendere alla mandorla bio e macadamia bio questo shampoo 2 in 1, fa anche da balsamo, fatto così ad azione riparatore. Profumo è molto buono, tra l'altro l'ho richiuso con il sigillo. Vediamo un po' sui miei capelli che effetto mi fa. E poi tra l'altro ho voluto prendere, perché erano in offerta le tre maschere, sono uguali identiche, e calcolate che una bustina mi dura per due applicazioni, perché comunque di prodotto ce n'è tanto. L'unica cosa è che sono scomodissimi perché sono nelle bustine, cioè la Vera poteva fare magari barattolini o tubicini fatti così, mettere dentro una maschera e fare prima. Invece utilizzare queste due bustine non le trovo molto comode, soprattutto sotto la doccia con le mani bagnate, un po' un casino, però le proverò e vi farò sapere. Poi un'altra marca low cost è sicuramente il Tiama. Di questa marca ho provato, o meglio, ho sentito parlare da diverse ragazze in modo positivo, e quindi siccome costava poco ho voluto prendere praticamente quasi tutta la linea. È una linea a base di iris e quindi ho preso sia il gel doccia ad azione tonificante da 200 ml che la crema per il corpo da 150 ml. E poi la crema anti-age per il viso ad azione rimpolpante, questa qui mi gusta molto, ok. Poi il detergente intimo extra delicato, sempre all'iris, fatto così con il dosatore. E poi anche il sapone liquido da 300 ml, sempre all'iris, con la sua cremina protettiva, la crema mani. E ovviamente shampoo e il balsamo, non c'era la maschera perché sennò prendevo anche quella. E si presentano così in tubicini. Questo è lo shampoo per capelli normali e fragili da 200 ml, questo invece è il balsamo per capelli normali e fragili da 150 ml, e vi farò sapere. Poi, siccome ultimamente, come avrete notato, sono andata in fissa con i capelli, calcolate che ieri li ho lavati, li ho asciugati all'aria e questo è il risultato finale. Io ho dei capelli normali leggermente mossi a causa di permanenti che ho fatto in passato, perché io fin da piccola avevo i capelli dritti a spaghetto, poi da quando ho fatto le permanenti, insomma, i miei capelli sono diventati così, sono cambiati nel tempo, però mi piacciono. Ho fatto rifornimento e ho preso due shampoo della Benecos, che si presentano così, famosissimi tra l'altro. Questo è all'albicocca e fiori di sambuco. E quest'altro invece, ora vi dico anche che cos'è, è uno shampoo naturale per una pulizia profonda ai capelli puliti con ortica e a base di idrolato di melissa. Poi, una cavolata che io ho fatto, perché potevo scegliere anche la quantità, o da 250 ml o da 500 ml o da un litro, insomma, io ho sbagliato, ho preso questo boccettone da un litro, ed è lo shampoo splendore con arancia biologica e cocco. La profumazione è buonissima, solamente che c'è tanto 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 prodotto all'interno. Io di solito mi stufo con queste confezioni enormi, però vi farò sicuramente sapere. E sempre per i capelli ho preso anche il balsamo idratante con mango e aloe bio, sempre della Santé, scusate non ve l'ho detto, questo è della Santé il balsamo, questo qui il boccettone sempre della Santé. E poi ho preso per il corpo, sempre della Santé, come dir si voglia, il gel doccia con cocco e vaniglia bio. Questo mi ispirava tantissimo, anche se l'erogatore lascia alquanto desiderare perché non lo trovo comodissimo, devo essere sincera.
E poi della marca Bioturm, non chiedetemi perché ho preso questo prodotto, ma l'ho preso col consiglio di una ragazza che adora i prodotti bio. Io sapete che mi piace provare un po' di tutto. Ho voluto prendere a sto giro lo shampoo a base di caffeina. Questo dovrebbe andare a riparare, a ristrutturare e rinforzare comunque il capello, soprattutto per chi come me ha dei capelli rovinati a causa di piastre, tinte, colpi di sole, eccetera, eccetera. Tra l'altro, non so se avete notato, ma ho fatto dei colpi di sole il mese scorso, devo andare a rifare la tinta, e sicuramente i colpi di sole sul biondo, che poi è un biondo cenere, voglio rifare tutto e magari fare questi colpi di sole un pochettino più chiari, boh, adesso vediamo. E poi ho voluto prendere dell'Alchemilla, due detergenti intimi, sempre al contrario, lui mi raccomando. Allora, questo è già il secondo che compro e tra l'altro l'ho finito, molto buono e delicato, e si chiama Piccole Donne. E quest'altro invece ha le sette erbe officinali che ancora devo provare, vi farò sapere. Quello che vorrei provare è anche, scusate, quello al tea tree, soprattutto quando c'è il periodo di noi donnine, che abbiamo il ciclo una volta al mese, che palle. Vabbè, il secondo ordine, che cosa ho preso? Dunque, anzitutto prodotti della saponaria. Io ho provato della linea Mirtillo o Mirtilla, la mousse con cui mi ci sono trovata molto bene, finita, ve ne parlerò nei prodotti finiti, e anche la crema per il viso, quella No Age, sempre della stessa linea, però mi ci sono trovata da schifo perché inizialmente era buona, ma poi mi ha creato un sacco di problemi, brufoli, irritazioni, infatti l'ho dovuta sospendere perché mi creava problemi. A sto giro ho voluto prendere però della linea Melagrana, antiossidante effetto anti-age, quest'acqua costituzionale attiva, di cui ho sentito parlare spesso e volentieri. Ovviamente questi sono prodotti acquistati da me, presi a scatola chiusa, col consiglio di molte ragazze che io seguo qua su YouTube e che acquistano solo ed esclusivamente prodotti bio. Quindi ho voluto prendere questa e vi farò sapere. Poi ho voluto prendere anche l'idrolato di rosmarino, che sono arrivata già a metà. Rido perché è molto buono come prodotto, lo utilizzo solo la sera, più che altro per la profumazione, perché di prima mattina sentire il rosmarino mi viene volta stomaco. È molto 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 forte l'odore e quindi lo utilizzo la sera semplicemente come tonico. Quindi dopo la detersione, prima della crema, ne applico un po', semplicemente con un dischetto di cotone o con lo spruzzino che ho lasciato di là perché l'ho travasato, e poi applico la mia crema viso e crema contorno occhi, e vi farò sicuramente un video sulla mia skincare routine estiva aggiornata, così vi dico un po' anche cosa ne penso e i prodotti che sto utilizzando. Questo è molto buono, l'unica cosa è che quando annuso il prodotto o quando me lo spruzzo sul viso mi viene in mente la scena di mia madre che mi prepara il roast beef, che non lo so che cosa ci mette dentro, sicuramente un sacco di rosmarino, ecco perché mi fa ricordare il roast beef di mia madre. Il roast beef più buono del mondo, ragazze, come lo fa mia madre, ma non perché mia madre, non lo fa nessuno, è buonissimo, e viene anche l'acquolina in bocca, però vabbè, amen. E poi, sempre della saponaria, ho preso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ce l'ho di lana, prodotti finiti che vi farò vedere penso settimana prossima, non lo so. E questa è una maschera in polvere, all'interno non si sa che cosa c'è, vabbè, comunque all'interno c'è la polvere di riso e alghe marine per una pelle radiosa e vellutata. Questa è una maschera viso peel off, non ha una consistenza in crema, non ha una consistenza in gel, ma è appunto in polvere. E questa la potete utilizzare benissimo anche per due applicazioni, perché tanto di prodotto ce n'è. È un 30 grammi con scadenza 6 mesi dall'apertura. Io la prima bustina l'ho utilizzata tutta sul viso e collo ed è stato uno spreco. Due applicazioni ci sta. Come si utilizzano? Semplicemente mettete in una ciotolina, per qua c'è scritto tutto, 15 grammi di prodotto e poi inserite 45 ml di acqua tiepida. Fate una bella pappetta, la consistenza deve essere né troppo fluida né troppo collosa. Avete presente la consistenza della Vinavil? Ecco, quella. Dopodiché con le mani ve la spatasciate in faccia e anche sul faccia e sul collo.
Lasciate in posa per 15-20 minuti, anche mezz'ora, perché tanto male non fa, ed essendo una maschera peel off la togliete semplicemente con le dita. Vi posso assicurare che non fa male, io ho provato delle maschere peel off che a momenti mi toglievano anche lo strato di pelle, quindi lasciamo stare, e in più sono maschere che lasciano la pelle morbida e soprattutto luminosa. Provare per credere. Poi, della marca KD ho voluto prendere per fare l'impacco per il viso come maschera, questo qui che è un anti-age della KD, praticamente alla rosa, è una polvere a base di rosa da utilizzare con dell'acqua e fare appunto una maschera. Io di solito faccio una volta a settimana sia lo scrub e poi la maschera, ve ne parlerò comunque in un altro video. E poi dalla stessa marca ho preso anche KD. Questo è uno shampoo ayurvedico, è molto buono, l'ho ormai finito, ve ne parlerò nei terminati. Questo è un 210 ml, attenzione, si sono sprecati, e devo dire che anzitutto ha un buonissimo profumo, molto simile alla tinta per capelli che vi fate in casa, e io adoro la tinta per capelli. Spruzzino per l'ambiente se avete sentito il rumore, ma lasciamo stare. E, ottima profumazione, consistenza gelosa. Io di solito li shampoo qualsiasi, soprattutto quelli bio, li diluisco con dell'acqua, devo dire che fa abbastanza schiuma, ha un'azione lavante ottima, lava bene il capello, me lo rende pulito per giorni, e questo è ottimo per chi ha problemi di caduta di capelli. Devo dire che quando utilizzavo questo i miei capelli erano a posto e cadevano meno. Sicuramente un prodotto che andrò a ricomprare e ricomprerò, o meglio, comprerò per la prima volta anche l'olio Amla dell'HD, di cui ho sentito parlare spesso e volentieri, soprattutto per chi come me ha problemi di caduta dei capelli, che, come ho già detto, attenzione, non è a causa del cambio di stagione, ma nel mio caso è un problema proprio mio. Dovrei farmi vedere, fare esami del sangue, non uso integratori perché non sono una persona costante, quindi è inutile che spendo soldi per degli integratori quando poi li prendo all'inizio, quando li prendo più, e vedere un po' che cosa mi è successo, perché è un problema ormai che ho da diversi mesi. Poi, che cosa ho preso? Prodotti Giada Cosmetics, il balsamo anticrespo, capelli secchi trattati e sfibrati, ve li faccio vedere in modo veloce che questi ancora non li ho provati, e poi ad azione volumizzante ho voluto prendere sia lo shampoo che il balsamo con l'etichetta sul verdino per capelli sottili. Boh, vi farò sicuramente sapere come mi ci troverò. E poi, ultime due marche. Allora, della Domus Olea, ho voluto prendere della linea 11, la crema riparatrice, chiudi scagli, idratante, districante, anticrespo, protettiva, rivelatrice di luminosità, senza risciacquo, per capelli normale o tendenza secca. È uno spray da utilizzare prima o dopo la piega, nel mio caso lo utilizzerò, dato che comunque è una crema barra olio, prima della piega. E poi questo prodotto per il viso, che è il Sebo Lift Crema Sapone, che si presenta così. È un marchio che non costa poco, già ve lo dico, e ha scadenza 9 mesi dall'apertura ed è un 150 ml. Questo è indicato per chi ha una pelle mista o impura, perché è purificante, sfogliante, astringente, sebo, equilibrante, idratante, lenitivo, antiossidante, con antibatterico, viso e zone seborroiche. Infine, della marca Natura Siberica, anche questo non è un marchio low cost purtroppo, ho voluto prendere il detergente per il viso, fatto così, per pelle da normali a secche, e vi dirò un attimino, questo sicuramente lo utilizzerò in inverno perché tendo ad avere una pelle un po' più secca. E poi due maschere per capelli, tanto per cambiare. Questa è una maschera intensiva riparatrice e nutriente, fatta così, col pack sull'arancio, e l'altra invece che è sul pack verdino, ora ve la faccio vedere anche bene. È una maschera volumizzante e, qua dice, illuminante. Comunque, è questa qua. Infine, giusto per non farmi mancare nulla, della marca dell'Idea, che poi la potete trovare anche da Tigotà, ho voluto prendere la linea Detox. Questa è Detox and City. E quindi all'interno c'è la maschera viso protettiva, il siero e la crema scrub detergente in mini size. Così almeno li provo e vediamo un po' come mi ci trovo, nel caso prenderò quelli in full size da Tigotà.
Questo è tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi mando un enorme beso con le mani tutte sporche di rossetti e rossettini e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!